Oggi sono qui a Napoli a fare un vlog con la mia amica Diana. Ciao! Ciao! Niente, ci troviamo sopra Castel dell'Ovo, vero? Sì. Sì, questo è il punto più alto praticamente raggiungibile, dove si vede una veduta spettacolare. E adesso ce ne scendiamo fine giù all'entrata in mezzo alla strada via Caracciolo. Questo è un video che faccio perché molte persone me l'hanno richiesto, di far vedere qualcosa di tipico di Napoli. Questa è una cosa semplice che si può fare, chiunque la può fare, è gratuita. Si sale qua, si vede la vista, si mangia la pizza e niente, scendiamo. Questo è un castello storico, vero? Sì, assolutamente sì, ed è uno dei più belli di Napoli. Dai, scendiamo. Intanto il luogo è pieno di turisti. Intanto devo fare attenzione a non cadere perché qua... pieno di scale? Scale, scalini, discese. Qua ci stanno vecchi cannoni, questo serviva per difesa probabilmente. Sì, sicuramente. Del castello. Vecchi cannoni, la veduta è spettacolare. Oggi fa anche molto caldo, a quest'ora forse, però... Caldissimo, non caldo. Penso che a luglio faceva molto più caldo. Sì, abbastanza. Decisamente sì. Però lo consiglio perché comunque la temperatura è giusta. Uno si va a fare il bagno. Aspetta, voglio far vedere la veduta qui. Però una cosa, io mi ricordo che quando venni con la scuola qui, vari anni fa, non c'erano tutti questi turisti che ci stanno ora. No, infatti sì. Non ci stanno proprio. È diventata molto più turistica. Molto più turistica. Cioè, guardate qua, arrivi qua, si vede questa veduta. Cioè... Andiamo. Basta così. Vari scavi. Qua ci sono anche case, abitazioni, pensiamo. No, ma non sono abitazioni, questi saranno. No, non sono uffici, no, sono secondo me casette di custodia. Aspetta, vi fai vedere questa zona qua che mi piace tantissimo. Nella maggior parte si fanno le foto. Le foto. Si sta freschi. Sta freschi, sì, c'è un clima fantastico. C'è il gabbiano. Bellissimo. Fare le foto. Sembra incazzato. È incazzato sicuramente. Mangerà. No, assolutamente no. No, ma io ho paura dei gabbiani, ho brutte esperienze con i gabbiani, sinceramente. Aspetta, no, qua, no, qua cado c'è sicuramente. C'è uno scaglio enorme. Io sicuramente no. No, ma anche io sono a destra. E niente. È una bella discesa. Bella discesa, sì. Bella salita, sì, sì, la salita è più forte, la discesa sicuramente è più forte. Qua c'è un altro spazzale però. Area che abbiamo già visto, che è molto più bella quella di sopra. Quella di sopra sì, l'unica cosa è che quando c'è il sole sopra non si può stare proprio. No, fa troppo caldo effettivamente, è meglio nelle ore un po' più serali, anche se questo castello dovrebbe chiudere verso le 7. Verso le 7 chiude? Sì, dovrebbe chiudere, da quello che so. Non vorrei sbagliare, ma più o meno è quello l'orario. Qua stanno questi scalini così, come si dice? Ampi. Pendenti. Non dico pericolanti però. No, no, no. Ce ne sono di peggiori però. La salita è molto, molto. Bisogna sistemare la telecamera, ecco, così è meglio. See you later.
meglio con questo caldo di oggi. Mamma mia. Però meglio essere venuti a settembre. Sì. Almeno parlo per me, perché io a farmi le vacanze a luglio a Sud Italia non ce la faccio proprio. Vabbè, dipende se uno adora il caldo o meno. Io lo odio il caldo. Se uno ama il caldo, quindi se qui a luglio è. Io lo odio il caldo. Io lo amo. Anche se la giornata di oggi. Qui c'è un'altra zona. Altre scale. C'è da dire però che questo qua, questo posto, quante persone ci fanno qua? Tantissime, cioè le cambiano almeno un po'. Ogni giorno c'è una mostra. Sì. Oggi ce n'era uno, però non mi ricordo di cosa. Ci sono anche queste sculture fatte da un artista famoso che è venuto qui, ha fatto queste sculture. Non so chi è però. No, neanche io sinceramente, però è arte. È arte. È arte. Cioè ti piace, sì. Come quella. Qua già si incomincia a vedere un po' la strada. Qua è proprio, qua è più pendente, qua, vedi? Qua è più pendente. Sì, decisamente. Effettivamente ce ne sono tantissimi di turisti oggi. No, oggi sì, assai. Anche perché c'è la mostra? No, 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 perché a differenza di molti che dicono Napoli, Napoli è migliorata moltissimo. Sì, è vero. Anche io, il mare è diventato molto più bello. Molto più pulito, molto più limpido. Vabbè, decisamente. Altri turisti. Ma volo, tu mari guardi. Chissà che lingua è. Magari qualcuno la capisce. No, questo sarà thailandese, boh. O cinese, boh. No, non credo cinese. Non so, aveva un accento particolare, no? Come fai a riconoscere l'accento? Cioè, non so, però in genere. Non sai nemmeno da che paese vengono. No, dimmelo, cioè non lo so io. Non lo so, che mi sembrava un po' cinese. Là ci sta un'altra parte, no, però non andiamo là. Infatti c'è una mostra. Grazie. So the weather. Otherwise you're going to fight. C'è Napoli. Ovunque ci sono ragazze carine, non solo a Napoli. Vabbè, ho detto anche, non ho detto a Napoli ci sono ragazze carine. Ma lo sai che hanno detto che a Napoli le ragazze sanno truccarsi, stanno prepararsi meglio di altre città italiane, sai? Non è il mio caso. No, è una statistica, hanno detto. Sì. Poi non lo so, io a nord Italia non ci sono mai stato poco, al massimo a Firenze sono stato. Però effettivamente l'ho notato anche io, cioè ci sono ragazze magari che vengono dal nord Italia, si sanno preparare peggio di quello che fanno a Napoli. Non lo so, vabbè. Ragazze, miglioratevi. Miglioratevi. No, non fedetevi, no, tutto. No, no, no. Dipende sempre da persona a persona, però. Guardatemi, io no, cioè, io non sono di questo. Vabbè, lei sta proprio casual. Stra casual. Dai. Qua c'è il buco. C'è un buco. C'è un buco. Per sparare. Sì, probabilmente era per difesa. Frecce, hai detto sì, bene. Boh, non lo so, non frecce. Sì, frecce. Anche l'artiglieria. Vai! Fucili. Dipende anche dal tempo in cui si utilizzavano le armi. Non so. Ah, qui siamo all'entrata. Siamo già all'entrata. C'è un murale bellissimo. Sì, è vero, c'è un murale bellissimo.
non so se si vede, si fa scuro. Eccolo qui. Ah, si vede, dai, pensavo peggio. Sì. Questa qui è l'entrata con la grande luce verso il paradiso. No, dai, significa che siamo morti. Qua c'è il mare, guardate che mare c'è, pulito. Io lo ammetto, da napoletano, prima non era così. Prima era molto sporco, molto inquinato, adesso è limpido, pulito. Per fortuna siamo arrivati a un po' di senso civico. Un po' di più. Un po' di più. Là c'è il Vesuvio, là ci sta tutta la zona di Posillipo. Pieno di barche, giustamente. Qui ci hanno fatto anche la sfilata di moda. La sfilata di moda. Dolce Gabbana. Ah, sì. Sì, sì. Quando è stato questo? L'anno scorso. L'anno scorso? Sì, mi sembra di sì. Aspetta, sta passando un'automobile. Mettiamoci di lato. C'è un po' di vento. Meno male. Ti immagini senza vento? Vabbè, questo è il costume. Costume? Qua è pieno di ristoranti, ristorantini, sì, molto buono. Bettole, osterie, buchi, bar. Posti dove mangiare ce ne sono a quantità industriale. Ah, che cosa volete? Poi c'è l'odore di mare qua. Mamma. Ah, mamma mia, ti apre proprio i polmoni in una maniera. Qua stanno anche ristrutturando un po'. Sì, qua stanno ristrutturando, meno male. C'è un'auto che arriva. Questo è uno dei ristoranti più antichi di Napoli, Zia Teresa, dal 1890. No? Possiamo dire buono. Molto buono. Picci, lei per picci intende soldi. Perché picci? Perché qua sta pieno di hotel, tutti hotel che tanti VIP sono venuti, sì, a soggiornare qua. Tutti hotel, Royal Continental, c'è l'Excelsior, il Vesuvio. E niente, io chiudo il video qua, anzi, lo voglio chiudere. Ok. Così, qua. Così c'è anche il Vesuvio, sì, in background. È tutto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao da Raffaele. Ciao da Diana. Ciao.